Ciao a tutti collezionisti e collezioniste, benvenuti su Lele King TV e con questa raccolta, con questo spacchettamento della Champions League della Tops 2021-2022. Bustine che ho ritrovato ragazzi nel mio armadio in cui contengo tutte le bustine che mi ero scordato di aver comprato e quindi che poi ci andremo a fare anche ce l'ho mi manca visto che l'album è incompleto, ma non credo che riusciremo ormai più a completarlo questo di questa collezione, però ci abbiamo queste bustine e le sfruttiamo per aprire questi pacchetti della Champions League 2021-2022. Nel prossimo anno cercheremo di portare questa collezione a termine. Intanto apriamo il primo pack. E chi troviamo al primo pack? Troviamo Ulmer. Allora, ecco qui, intanto è arrivato anche Damiano. Abbiamo Haller, qui con la maglia dell'Ajax. Poi abbiamo trovato lui, il grande difensore del Liverpool. Poi troviamo lo stadio dell'Inter. Nsame. Carrasco dell'Atletico di Madrid. 1998 Amsterdam. Cufuezze. Mezzo stadio non so di chi, non riesco a capire, e Jones del Liverpool. Andiamo con un altro pacchetto ragazzi, vediamo cosa esce fuori. Lo stemma dell'Atalanta. Poi troviamo Maignan del Milan, Thiago Silva, Jesus Corona, Alex Teixeira, Dembélé del Barcellona, Pavard del Bayern Monaco, Palinha, Vertonghen del Benfica e la hot shot di Joao Felix. Andiamo con un altro pacchettozzo, vediamo cosa esce fuori questo pacchettozzo. E troviamo dell'Atalanta Toloi firmato, eccolo qui, Anthony, Gomez, Nicolò Barella, Portogallo 2021, Manchester City contro Chelsea, mezza parte dello stadio del Barcellona, Witzel, Raul Albiol col Villarreal, Diallo del Paris Saint Germain e Bornauv. Andiamo avanti con questo spacchettamento ragazzi, ci mancano ancora 4 bustine compresa questa. Lo stemma del Salisburgo, Barcellona 1999, finale tra Manchester fra Bayern Monaco e Manchester United, Lukaku con la maglia del Chelsea, mezzo stadio del Red Bull, Fastnack, Lorente dell'Atletico, Sar del Bayern Monaco, Nunes del Benfica e poi Hot Shot Sesco. Altro pacchetto, altro giro, un'altra firmata che è Ulmer. Giroud del Milan, Werner del Chelsea, Skriniar dell'Inter, Vita, Brett White del Barcellona, Haaland, il mostro norvegese, il gigante norvegese, eccolo qui, ce l'abbiamo anche sui football 2022 ragazzi, per chi mi segue con i football e con le live, che ne approfitto per ricordarvi che sono il lunedì alle 18.30, il mercoledì alle 18.30 e il venerdì alle 21 live più lunga. Gomez, sempre del Villarreal, Di Maria, Angel Di Maria, che come sappiamo è passato alla Juventus a parametro zero dal Paris Saint Germain. E poi abbiamo Rodrigo, e questa è una bella card, che è una Rising Stars. Queste sono figurine da conservare. Altro pacchetto, altro giro.
lo stemma dello Zenit, Mazrui dell'Ajax, Arnold del Liverpool, la Champions League 2009 di Roma tra Barcellona e Manchester United, Nangamaleu, Kondombia, ex giocatore dell'Inter, ragazzi, non ha fatto granché all'Inter, anzi, ha lasciato pezzo un brutto ricordo nei tifosi interisti. Foden, anche lui, fa parte del nostro team nel Dream Team del eFootball 2022. Inacio, Flacco Dimos e Lewandowski, hot shot, ragazzi, e qui Lewandowski, parliamo di un grande bomber. Anche lui ha cambiato maglia in questa sessione di calciomercato, è passato dal Bayern Monaco, in cui è stato per molte stagioni. Aspettate ragazzi che non riesco a capire, ecco forse così è meglio. È passato al Barcellona, ragazzi, bella, questa figura è molto molto bella. Mi piace. Ultima bustina e poi finiamo qui. Abbiamo trovato veramente tantissima roba. Troviamo lo stemma dell'Ajax 1997 Monaco, finale tra Juventus e Borussia Dortmund, finita 1-3 per il Borussia. Van der Beek del Manchester United, Beimo, Mata del Club Brugge, Ocampos del Siviglia, Mambadu, Patrick dello Shakhtar Donetsk, Douglas Santos del Zenit e qui abbiamo Rashford del Manchester United, hot shot, ragazzi, eccolo qui, Rashford, anche questa una bellissima figurina che vede un altro campione in questo spacchettamento. Allora, questo spacchettamento abbiamo trovato tanta roba, ragazzi, tra cui Haaland, tra cui Lewandowski, che sono i top player. Abbiamo Foden, abbiamo Lukaku, abbiamo Di Maria. Abbiamo trovato veramente di tutto. Io direi di fare così, mettere qui in bella mostra Haaland, Lewandowski, Foden e ci mettiamo, chi ci mettiamo? Di Maria, ma mo so perso Di Maria. Eccoli qui, foto per la copertina di questo video, la facciamo così la copertina di questo video perché è tanta roba. Devo dire, questa collezione è molto bella, peccato non averla finita, però non si può fare tutto, il prossimo anno faremo una cernita di quello da portare, ok? Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!